Va bene, la parola ancora a Marocco. Che alcuni consiglieri abbiano ancora diritto non soltanto al secondo intervento ma anche al primo intervento. Comunque, ha ragione il consigliere Scarano, carta canta, verba volant. Bene, dov'è la consulenza dell'avvocato? Dove sta? Perché qua facciamo un atto di fede, parliamo di scripta manent, di verba volant, facciamo tutti questi ragionamenti. Ma dove sta scritto, visto che tu giustamente condivido la tua posizione, si parla di qualcosa di scritto che rimane? Certo, dov'è? Non c'è. Noi stiamo facendo un atto di fede, l'abbiamo già detto in commissione, lo ribadiamo qua, in questo consiglio, un atto di fede. Non siamo in una chiesa, ma nonostante questo noi facciamo un atto di fede. E questo deve essere chiaro per tutti che si è verbalizzato. Perché non c'è nulla, nessun parere giuridico su questa scelta che la maggioranza sta facendo, quindi non copriamoci almeno sulla parte scritta che non c'è, a giustificazione di cose, di una convenzione che poi qua abbiamo anche scritto in quella vecchia, che se non mi sbaglio però mi correggerà poi successivamente l'ingegner Lisa, con la presente della restante avvenuto col, dunque. Ad avvenuto completamento della coltivazione di cava che dovrà avvenire entro e non oltre i 5 anni dall'autorizzazione di rinnovo della coltivazione di cava. Entro 5 anni, coltivato o non coltivato, entro 5 anni dovevano coltivare. Noi cosa abbiamo fatto? Li abbiamo anticipati? Sì. E sì, perché nel 2015 cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a trattare con Allara. Però giustamente qualcuno mi ha ricordato, non facciamo polemica. Io ho due emendamenti da sottoporre al Consiglio, due emendamenti che spero vengano accolti o modificati, perché tendono a dare qualche garanzia in più a questa nuova convenzione. Il primo emendamento è, visto che abbiamo all'interno della Convenzione citato più volte a titolo gratuito, di aggiungere alla parola a titolo gratuito in proprietà. È un rafforzativo importante, e a pagina, a punto 2, riga 2, punto 3, riga 8 e 26. Questo darebbe più forza alla Convenzione. Punto 2, riga 2, punto 3, riga 8 e riga 26. Questo darebbe più forza sicuramente alla Convenzione. La seconda emendamento è quella di inserire l'istituzione di un tavolo di garanzia composto da amministratori che siedono in questo Consiglio, tecnici comunali, il cavatore e comitati cittadini stessi, che abbia il compito di monitorare le fasi di attuazione del piano e di verificare il rispetto degli accordi sottoscritti, a garanzia della trasparenza dei procedimenti amministrativi e a tutela dell'intera collettività. Questi sono due emendamenti, proprio per lasciar perdere le polemiche e dare qualche soluzione, Scarano, qualche soluzione di un qualcosa che non riusciamo a capire cosa diavolo è di differenza rispetto al vecchio. Però tant'è che siete maggioranza, tant'è che voi fate lo stesso, che ci siano o non ci siano i consiglieri, anche se cercate di dar la colpa ai consiglieri di minoranza che non si presentano alle vostre riunioni, quindi a questo punto direi lasciamo stare le polemiche e vediamo di parlare di cose un po' più concrete. Sono altri interventi?